Ciao a tutti quanti, oggi sono qui per farvi una recensione molto complessa, ma che mi è stata richiesta ormai varie volte, che è una comparativa fra tutti i mulinelli di fascia alta di Shimano per quanto riguarda il long cast ed eventualmente il car fishing, andando a selezionare quelli più corretti. In particolare parleremo della gamma dei mulinelli Super Aero, che è di derivazione di mercato giapponese, che sono tre modelli, e l'attuale gamma Aero Technium, molto popolare fra i vari pescatori sia di surf che di car fishing. Proprio per questo motivo vi invito, comunque, per quanto questa recensione possa essere esaustiva durante il video, comunque non lo sarà mai a sufficienza, a visitare comunque il nostro blog, dove c'è un articolo scritto con tutte quante le caratteristiche tecniche nel caso vogliate approfondire il discorso. Ma bando alle ciance, andiamo avanti perché abbiamo veramente tanta robina da vedere. Tutti quanti i mulinelli verranno poi confrontati con un modello che utilizzerò come base, che è per l'appunto l'Ultegra XTD o XSD di recente uscita. Questo perché? Perché spesso questi mulinelli sono tutti più costosi dell'Ultegra, ma non è facile capire cosa si ha in base a cosa si spende. E quindi cercherò di dettagliarvi mulinello per mulinello cosa avete in più, man mano che andrete a spendere qualcosa di più, fino ad avvicinarvi ai top di gamma. Bene, cominciamo. Tenete conto anche di alcuni di questi mulinelli, ho già fatto delle recensioni specifiche, come nel caso dello Spinjoy, del Surf Leader e dell'Ultegra stesso. Andiamo a vedere una prima differenza. Innanzitutto vediamo che cosa vi farò vedere oggi. Allora, oggi vi farò vedere, partendo dal come base dall'Ultegra, vi farò vedere lo Spinjoy. Lo Spinjoy è un mulinello della gamma, il primo mulinello, chiamiamolo il base, sebbene sia una gamma piuttosto importante come prezzi, dei mulinelli Super Aero, che è stato il predecessore, diciamo, del Ultegra XTD e XSD. Allora, cosa abbiamo qua nello Spinjoy in più o in meno anche rispetto a un Ultegra di recente produzione? Allora, beh, innanzitutto abbiamo una questione che riguarda i cuscinetti. Anzi, cominciamo ancora a priori. Una differenza importante è quella della velocità di recupero. Allora, tutti quanti i mulinelli della gamma Super Aero, quindi oggi vedremo Spinjoy, Surf Leader e Fliegen, tutti nella versione SD, quindi con la frizione normale, perché esistono anche delle versioni senza frizione di questi mulinelli, hanno in comune un rapporto di recupero più lento degli Aero Technium, ovvero sono tutti e quanti intorno al 3.5 a 1 di recupero. Questo comporta che ci sono dei pro e dei contro sia nella velocità 3.5 dei Super Aero sia nella velocità 4 e 3 dei Aero Technium. Perché? Un recupero più lento comporta più potenza e generalmente anche una durata della meccanica più a lungo termine, anche se questo è più vero su mulinelli di fascia un po' più bassa. Però è una differenza importante, quindi significa che questi mulinelli Super Aero, Spinjoy, Surf Leader e Fliegen, recuperano circa 80-85 cm di filo ogni giro di manetta, mentre un Aero Technium ne recupera generalmente sopra il metro. Questa è la prima cosa che vi deve far scegliere fra uno e l'altro. Pescate in situazioni di pesca pesante, avete bisogno comunque di un recupero potente, palle di alghe, cose del genere, pensate ai Super Aero, perché se avete avuto la necessità
o la sensazione di avere dei mulinelli sui quali dovete spingere, significa che avete un rapporto di recupero troppo elevato. Se invece avete bisogno di alzare il piombo rapidamente dal fondo e tenerlo alto in modo da non incagliare in ostacoli, o volete comunque un recupero più veloce per tanti altri motivi, gli aerotechnium sono sicuramente una scelta migliore. Il resto poi si basa sulla tipologia di cuscinetti, il tipo di recupero e i materiali utilizzati, quindi che vanno a influire poi anche sul peso generale del mulinello. Lo SpinJoy, ad esempio, cominciamo appunto per l'appunto da questo, è un mulinello che generalmente è piuttosto difficile da reperire in Italia. È un mulinello che generalmente viene costruito per il mercato giapponese, ma noi ce l'abbiamo, lo importiamo e ne vendiamo anche tanti. Perché? Innanzitutto perché questo è il papà un po' dell'Ultegra XTD ed era presente già prima dell'Ultegra, e molte delle parti che troverete su questo mulinello sono state poi utilizzate per costruire l'Ultegra XTD. Però ha un rapporto di recupero più lento, ha quindi 3,5, ha gli stessi materiali di costruzione dell'Ultegra, ha però tutti i cuscinetti all'interno che sono SARB, al contrario dell'Ultegra che ne ha uno solo SARB, che significa Shielded Anti-Rust Bearing, ovvero cuscinetto antiruggine schermato. Quindi ha 4 cuscinetti più uno, che è quello dell'antiritorno, tutti quanti a prova di salso tecnicamente parlando, mentre sull'Ultegra si è preferito risparmiare qualcosa per metterlo su una fascia di prezzo un po' più bassa. Infatti ad oggi l'Ultegra comunque costa quei 20 euro in meno, e 20 o 30, adesso dipende dal momento di mercato, si è preferito andare a spendere, tirare un attimino più sul prezzo. Ha la stessa tipologia di struttura, proprio il corpo, se notate, è fatto uguale, ha la manetta sempre in alluminio passante che si avvita dall'altra parte, ma una cosa importante di questo SpinJoy è che è dotato di una seconda bobina di ricambio, che però, come notate, è una bobina sempre a bassa capienza. Tutti i mulinelli Super Aero sono mulinelli dotati di bobine a bassa capienza, quindi adatti principalmente a chi pesca surf casting. In questo caso lo SpinJoy è un caso un po' unico perché ha una Type 5 e una Type 3, quindi due bobine a bassa capienza di diversa capacità, che vanno considerate bene, perché ovviamente queste bobine costano, se vengono prese a parte, un sacco di soldi, sull'ordine dei 40-50 euro, per cui insomma meglio averle subito, perché se no dopo è un salasso. Ciò non toglie che comunque siano sempre disponibili, e ve lo dirò, vi dico, valido praticamente per tutti i modelli che abbiamo sopra il banco, le bobine di ricambio della Comet in Derring, che gli utilizzatori di surfcasting comprano a pacchi perché costano meno delle originali, molto meno delle originali, e hanno un'ottima frizione e funzionano molto bene. Quindi SpinJoy è già un bel upgrade secondo me rispetto all'Ultegra, ha la differenza che non ha l'oscillamento super lento dell'Ultegra, che invece è lo stesso, simile a quello, diciamo, degli Aerotechnium. Però questa cosa ha i suoi pro e i suoi contro. C'è chi preferisce l'oscillazione, chiamiamola tradizionale, con le spire più incrociate, c'è chi preferisce la super slow con le spire più parallele, anche se tecnicamente è una cosa migliore. Andiamo avanti, passiamo al Surf Leader. Questo è il mitico Surf Leader, uno dei mulinelli di fascia alta, diciamo, più venduti da per tutti quanti, che quelli che pescano a surf casting. Fa parte della gamma Super Aero e immediatamente si nota una differenza di peso, perché questo mulinello ha parte del corpo e rotore in CI4 anziché in grafite, e questo riduce il peso di 100 grammi, e sembra di no, ma è una cosa che si nota quando si ha il mulinello in mano. Inoltre un'altra caratteristica interessante di questo mulinello, che costa comunque parecchio di più, si parla di un mulinello che costa 50 euro in più, è che ha una frizione più veloce nella chiusura, senza ombra di dubbio, una delle più, le ha in realtà più veloci addirittura degli Aerotechnium, e ha l'archetto monopezzo, ovvero significa che questa parte è un unico pezzo, vedete, questo archetto è molto costoso, se viene preso a parte costa 30 euro, 27, 25, non mi ricordo più, ma su quell'ordine di idee là. E la differenza rispetto, ve lo faccio vedere invece come quello dello SpinJoy non è monopezzo, vedete qua, ma è costruito con una rondella plastica e poi l'archetto che si aggancia. Qualcuno lo preferisce perché il monopezzo ovviamente è più scorrevole quando il filo
soprattutto si usa fili sottili, PE, robe del genere. Io non ho mai riscontrato il problema, però c'è chi lo riscontra che il filo si inceppa o prima di entrare nel rullino scorrifilo. Questa è una cosa che va assolutamente considerata, se, perché è un miglioria, una miglioria del mulinello, che poi si trova anche su tutti i modelli superiori, quindi dal Surf Leader in su, archetti monoprezzo. Abbiamo un cuscinetto in più, il recupero è sempre lo stesso, possiamo proseguire oltre. Il salto successivo è un salto piuttosto grosso di prezzo, quindi di solito dal Surf Leader in giù sono mulinelli che si vendono in grandi quantità, dal Fliegen e gli Aerotecnim sono mulinelli che sono un po' di nicchia perché hanno dei costi molto importanti. Allora, il Fliegen è un altro modello che è particolare per il mercato giapponese, noi ne abbiamo ancora alcuni disponibili, ma peraltro, vi devo anche dire tutta la storia, è uscito proprio nella recente fiera di Osaka in Giappone la versione nuova di questo mulinello, che sinceramente non ho ancora visto e non sarà ancora in Italia per un bel po' di tempo, ma qui ovviamente si va ancora a salire di fascia, il peso è ancora inferiore. Si parla di un mulinello a 500 grammi, quindi leggerissimo in mano, vi posso assicurare che è veramente impressionante quanto questi mulinelli così grandi siano poi anche così leggeri, perché questo ha il corpo in alluminio, molto importante, è una caratteristica costosa del mulinello, quindi questo mulinello lievita oltre la fascia dei 400 euro abbondantemente, e ha rotore in CI4, quindi ha un corpo rigido e un rotore leggero, che sono le due cose migliori che si possono avere. Però attenzione, perché il Fliegen è conveniente come costo rispetto agli Aerotecnium, però c'è un però. Sia il Fliegen che il Super Aero non hanno la bobina di ricambio. E questa ovviamente è una cosa per tenere i costi abbastanza ridotti, ma di tutti i mulinelli che ho sopra il tavolo, quindi lo Spinjoy ce l'ha. Gli Aerotecnium ce l'hanno tutti quanti a bobine di ricambio. Surf Leader, Super Aero Surf Leader e Super Aero Fliegen non hanno le bobine di ricambio, e questa è una cosa che va assolutamente presa in considerazione. Però il Fliegen è una sorta di Aerotecnium con il recupero più lento e tutte le caratteristiche simili agli Aerotecnium, però con il discorso di non avere la bobina di ricambio. Consideratelo, è un gran mulinello. Il modello nuovo sinceramente non so come sarà, però ho visto che hanno fatto la forma del corpo simile a quella dell'Ultegra, anziché questa, che è la forma del corpo e la meccanica similare a quella che hanno gli Aerotecnium, quindi ho qualche riserva e penso che gli ultimi che abbiamo disponibili mi sa che andranno via molto rapidamente, perché poi non si troveranno più. Entriamo nell'argomento che tutti quanti pressappoco aspettate, ovvero il fatto di parlare anche degli Aerotecnium. Allora, il primo modello della gamma Aerotecnium è il 10.000, l'Aerotecnium 10.000 XSC, che è questo. Un mulinello un po' sottovalutato, secondo me, forse perché chi cerca gli Aerotecnium di solito si rivolge al top di gamma, mentre questo è leggermente meno costoso. Ha l'avvolgimento super slow, quindi vedete quando giro la bobina sale e scende molto lentamente. Ha il corpo in alluminio. Ha un'altra cosa importante, così come il Fliegen e gli Aerotecnium, i modelli precedenti, dal Super Aero Surf Leader in su, cioè escluso quindi lo Spinjoy, ha la manetta avvitata direttamente sulla corona del mulinello, che è per certi versi meno pratica quando si vuole riporre via il mulinello con la manetta su, però in realtà è una scelta tecnica molto più solida a livello di durata nel tempo. Ha un recupero, questo è il primo mulinello che ha un recupero con queste caratteristiche tecniche, un recupero elevato, cioè recupera un metro di filo ad ogni giro di manetta, quindi buona cosa, ed ha anche la bobina di ricambio inclusa. Bobina di ricambio inclusa di diverso colore, in realtà, per distinguere magari se utilizzate due tipologie di fili diversi. Ha una frizione veloce, ha un instant drag un po' meno veloce di quella dell'Aero Super Aero Fliegen SD, però comunque molto molto rapida. Archetto monopezzo, tutto quello che si può desiderare. Nella gamma Aerotecnium questo è il modello un po' generalista. Poi abbiamo due modelli molto specifici con due utilizzi molto particolari, nel senso che abbiamo
il mitico Aerotechnium Magnesium XTB e l'Aerotechnium Magnesium XSB, che sono questi due qua, due fantastici mulinelli che sono, hanno due vocazioni però abbastanza diverse. Questo, il nero, chiamiamolo così, è l'Aerotechnium specificamente realizzato con in mente l'uso car fishing, nonostante io conosca della gente che lo utilizza tranquillamente in mare. Perché? Innanzitutto ha la bite runner spool, ovvero ha una frizione con una pretaratura che ci permette di decidere quanto lunga sarà la corsa della frizione stessa. Quindi è una caratteristica unica di questo mulinello, che è particolarmente adatta a chi pesca a car fishing. Ha tutte le caratteristiche dei top di gamma, quindi in questo caso abbiamo un mulinello che ha il corpo in magnesio, che ha 8 cuscinetti tutti SRB più 1, ha la bobina di ricambio, anche questo, sul 12.000 ha una bobina di ricambio sempre taglia 12.000, la manetta avvitata sul corpo, cioè non c'è veramente nulla che si possa aggiungere a questo mulinello ed è considerato probabilmente uno dei mulinelli top per la pesca a car fishing in sé e per sé. E c'è poco da dire, è molto costoso, però effettivamente è un mulinello veramente eccezionale dal punto di vista proprio della struttura meccanica. Mentre poi abbiamo l'Aerotechnium XSB, che è questo, che come vedrete non ha il parafilo, ha la bobina leggermente più compatta, ha tante caratteristiche che fanno capire che questo mulinello è stato fatto per la riduzione assoluta di peso, per contenere al massimo il peso. Infatti questo mulinello pesa solo 440 grammi, che è una cosa abbastanza incredibile. Per fare questo, sia il corpo ed anche il rotore, in questo caso, è stato costruito in magnesio, si è ridotto dove era possibile ridurre le dimensioni pur mantenendo una taglia 10.000, quindi perfetta per l'uso surf casting, e comunque so di ragazzi che lo usano a car fishing senza alcun tipo di problematica, soprattutto nel pesche a lancio, dove è importante avere una bassa inerzia, ovvero un peso piccolo del mulinello, in modo da completare il gesto di lancio in maniera più fluida possibile. Questo è veramente, se uno cerca il mulinello più leggero, più top di gamma di tutti quanti, tanto per intenderci, è sicuramente questo. È dotato di 9 cuscinetti SRB più 1, grande scorrevolezza, la frizione è comunque progressiva ma veloce sicuramente, e c'è poco da aggiungere. È chiaro, è un mulinello che si avvicina ai 600 euro al pezzo, quindi non è una banalità. È fornito di seconda bobina, la seconda bobina è una bobina a bassa capienza a 6.000, quindi generalmente questa tipologia di mulinelli tende a una vocazione più marina, diciamo, in senso generale, anche se, ripeto, c'è chi lo usa a car fishing conoscendone le limitazioni, particolarmente secondo me gli agonisti, quelli che fanno pesca per il 99% al lancio. Detto questo, è un video lunghissimo, ho cercato di raccogliere tutte le differenze possibili su questi mulinelli e spero sia stato utile. Vi invito a seguire il blog, perché lì ho molte più informazioni che posso scrivere per chi è veramente interessato all'acquisto, e vi invito a seguirci sui nostri social, quindi su Facebook, su Instagram. Guardate il nostro blog, blog.boscolosport.com, dove ogni settimana pubblichiamo dei nuovi articoli per chi pesca mare, per chi pesca car fishing, per chi pesca predatori in generale, anche in acqua dolce o salata. E detto questo, vi saluto e ciao ciao a tutti quanti. Bye! Yeah.